Mai accade da qualche tempo, si sono conosciute a distanza, poi innamorate attraverso una tastiera nelle cosiddette chat, nelle stanze delle chat, regno dove tutto è possibile, dove sono lecite tutte le identità, salvo poi dover fare i conti con l'eventuale incontro dal vero, dal vivo. E allora le cose cambiano. Sull'amore in chat, un giovine artista ci ha scritto una canzone intitolata Guarda caso Amore in chat. Ha fatto un errore, quello di chiamarmi a fare un pezzo della canzone e lì si è rovinato da solo. Luca Leoni, ciao Luca. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Parliamo di amore in chat, perché da amore in chat poi è nata un'esperienza, nel senso che tu hai chiesto, sì, che cosa? Di inviare i video fatti con le proprie webcam. Con le proprie webcam. E ci sono piombati addosso. Valanghe di video. Questa dimostrazione che l'amore in chat non solo esiste, ma è una realtà. E bisogna dipingerlo in maniera bella, romantica, perché esiste realmente anche nella realtà vera. Ok, allora, non soltanto in quella virtuale, ne parleremo questione di poco dopo le notizie delle 8 qui a Radio DJ. Ricordo ancora 347 342 5220, se avete storie da raccontarci relative agli amori in chat, se sono nati, soprattutto sopravvissuti, e se questa sera andate al ristorante o andate alla tastiera per fare l'amore con lui o con lei. A dopo Luca. Questa è la voi, questa è la tua Luca Leoni con amore in chat, non amore in chat. No, abbiamo avuto il plurale perché le valanghe di messaggi sono arrivate sulle storie d'amore in chat, addirittura parlo di una terza relazione nata in chat, qualcuno ha fatto due, ha fatto pure tre, e poi ancora stasera niente ristorante, dopo un anno di chat, 5 di convivenza, è arrivata una splendida principessa che ora ha 18 mesi e questa sera si aiuterà ad apparecchiare. Senti, dall'esperienza avuta con i ragazzi che ti hanno mandato i filmati, che viene fuori? Che l'amore in chat è possibile, praticabile? Sì, esiste l'amore in chat ed è veramente una cosa meravigliosa. Poi se come ti potete vedere adesso su modochat.it ci sono una parte di questi video e si capisce di quanta gente ha voglia di innamorarsi, di quanta gente si è innamorata e alla fine ha fatto un video per aiutare, okay, il messaggio. Va bene, il mio amore in chat è cominciato il 16 ottobre 2000, non sono io a parlare, ma è Giovanna, il prossimo 14 giugno diventiamo marito e moglie, quindi è possibile realizzare, concretizzare. Adesso andiamo a Parma, poi ci aspetta Francesca che ha 39 anni, sentiamo che storia ha da raccontarci. Buongiorno Francesca. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, 39 anni. Però alla fine mentire per tanto tempo è molto difficile, quindi è molto più semplice dire la verità e aprirsi. Alla fine è un modo anche per parlare con se stessi. Speriamo che sia così e che non sia frutto, ovviamente, poi di delusione. Amore in chat, Luca Leoni nella mattina di DJ, è la giornata di San Valentino. Quando sono le 8:10, tra poco andiamo a Riccione. Ciao, sono l'uomo della chat. Vivo nella rete come un ragno, ti sorprenderò in silenzio perché sei gentilico. Se mi scrivi che la noia fece un po' spezzata di te, io mi sento entrare nella chat. Con un fare timido, ma poi cambiato nick e sei rimasta qui ed hai bussato alla mia stanza. Chiocciola per fare questo pet. Se ho maschio un nome un dito troverai, ma non a letto, adesso che fa freddo. Esiste davvero, possiamo riscoprendo Samara attraverso i vostri messaggi, anche come
questa canzone di Luca Caleone, nostro ospite, sta male, giusto per verificare insieme che lavoro in chat è una grande realtà. Arriva un valanghe di messaggi, io sono veramente la meraviglia. Grazie amici. Lavoro in chat di Seravero, conosciuto nel 2004, fidanzati per un anno circa, sposati felicemente da 2 anni, è un pezzetto, adesso speriamo in un bambino. Per San Valentino niente ristorante, solo pizza da sporto o film strappalacri e tante coccole. Io grazie, lei prego, io hai voglia di chat, così è iniziata la nostra storia con Skype. Chi è sto Skype? Lo nominiamo anche nel brano. È stata una provocazione per dire, è una delle più famose, delle più frequentate, dove però bisogna stare attenti a non mandare foto false. Certo, sono addominali finti. Robe simili, va bene. Tori meravigliosi, poi alla fine dei vitelli da macelleria. Dopo 3 mesi ci siamo conosciuti in live, adesso è da più di un anno che ci amiamo. Poi questo è incredibile. Per gioco sono entrata in una chat, ho conosciuto un ragazzo più giovane di me di 7 anni, ma poi mai avrei pensato che tra noi potesse nascere qualcosa. Invece sono 2 anni che convivo con lui e non mi sono mai sentita amata e rispettata quanto come è accaduto con lui. Ama i miei figli come fossero i suoi, non potrei essere più felice. Bello. La realtà che io francamente non conoscevo, sulla quale continuo a mantenere qualche dubbio. Ho la vaga idea che sia una specie di, insomma, adesso non dico di ripiego, perché è molto difficile la vita di tutti i giorni conoscere, frequentarsi, però sì, se è una buona possibilità, sì, perché no? Sì, 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 è una buona possibilità, comunque bypassa il primo impatto, cioè l'impatto visivo, quindi comunque uno tende ad aprirsi prima di incontrarsi, okay. Quindi comunque una persona la conosci molto meglio a priori. Va bene, questo è vero, come è vero che l'impatto visivo è un terrore folle, quindi va bene, lasciamo stare. Senti, diamo invece questo indirizzo per salutarci del sito dove possono mandare ancora i video sull'amore in chat. Certo, il sito è www.mondochat.it, ma si può scrivere anche alla mia mail che è luca@lucaleoni.it. Va bene, tra poco anche sul mio blog Radio DJ, quindi una possibilità in più. Io ti ringrazio Luca, adesso invece realtà, niente virtualità questa mattina. Assolutamente. C'è la fidanzata, va bene, capito, va bene. Grazie a Luca Leoni, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Super riccione.